Eccoci nuovamente dal Prato Film Festival, bellissima cornice del Castello dell'Imperatore, qui con una bellissima attrice, Lidia. Grazie, buonasera. Grazie del bellissimo che hai detto della Madonna, è sempre un... È vero, io sono sincera, quando... Grazie, vabbè. Ci continuiamo a fare i complimenti in questa vita. Senti, allora qui al Prato Film Festival stasera che cosa... Qui siamo con Giustizia all'italiana, dove tra i protagonisti ci siamo io, Tullio Sorrentino, il regista Julian David Grass che sta, credo, eccolo, vedo che entra all'ingresso del Castello dell'Imperatore, e presentiamo questo film che abbiamo fatto un po' di anni fa, ma che stiamo sviluppando in un lungometraggio. Ci vuoi dire un attimino brevemente di che cosa parli? Ma diciamo che quando ci sono di mezzo il tema dell'abuso sulle donne, io vengo chiamata spesso in causa. Questo è uno di quei corti che ho accettato a braccia non aperte, apertissime, perché proprio andava a toccare da vicino il tema dell'abuso. In un altro mondo, in un'altra epoca, e la dice lunga. Ecco, allora insomma non vediamo l'ora di vederlo, perché appunto da donne ci tocca moltissimo. Senti, altri progetti futuri, attuali, che cosa ci puoi svelare? Allora, sono al cinema con Esterno Notte di Bellocchio. Usciremo, non si sa quando, ma spero nei prossimi festival, col film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, al fianco di Elodie e Francesco Patanè, prodotto da Indigo, una bellissima storia anche là, due donne che insomma avranno da dire sull'uomo che c'è in mezzo, e non vedo l'ora veramente anche di vederlo, perché ancora non l'ho visto. Ecco, e questo quando lo potremo vedere? Non lo so, stiamo aspettando le risposte dai festival maggiori, e appena si avranno notizie penso che si saprà. Senti, sei già stata qui da noi a Prato o è la prima volta? Io sono stata al Salento Filibusterre con Romeo. Tramite Romeo Conte, certo. Sì, Romeo Conte, che veramente abbiamo creato un legame familiare ormai negli anni, ed è veramente un appassionato di cinema, è uno che ha fatto uscire fuori tantissimi talenti negli anni, tantissime di giovani autori che abbiamo visto, tipo Mainetti. La prima volta penso che sia venuta proprio con Mainetti io a un festival di Romeo Conte, quindi insomma... Insomma, abbiamo accolto in un bel posto. È bellissima questa location, bellissima. È suggestiva, insomma, molto, contribuisce a, sì, proprio a rallegrare il cuore. Allora che dire? Sottolinea la bellezza del cinema. Esatto, esatto. E ora abbiamo tanto voglia e tanto bisogno, perché veniamo da un momento tanto difficile, quindi sì, c'è desiderio di... Ma diciamo che in genere la bellezza salva il mondo. Sono assolutamente d'accordo, parole sante. Quindi con queste perle di saggezza io vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao.